L'8 settembre ho pensato di fare un'uscita fotografica in mattinata per testare un vecchio obiettivo sulla macchina secondaria. La sessione non è stata particolarmente intensa, eppure, nonostante il fail a cui assisterete sul finale, non lo reputo tempo sprecato, così ho pensato di montare ugualmente un video. Tokina 1650 è un vecchio obiettivo ormai fuori produzione, molto particolare, ha questo meccanismo di switch del focus, detto one shot, per cui noi andiamo praticamente a passare da modalità manuale ad autofocus facendo scattare a mano l'anello della messa a fuoco, in avanti va in automatico. Se vogliamo però cambiare il fuoco attraverso la ghiera dobbiamo comunque metterlo in manuale, quindi posizionandolo indietro. L'obiettivo pesa 610 grammi, perciò non è proprio l'ideale per andarsene in giro ed è esclusivo per APS-C, perciò l'escursione infine su questa macchina, che è una D7500 della mia macchina secondaria, sarà di circa 24-75. La cosa curiosa è che la sera mi armo di tanta volontà, mi dico che bello, domani andiamo a fare questo, andiamo a fare quest'altro, poi al mattino mi sveglio e non ho voglia di vivere. Un'altra cosa che constatavo è che se prendi i mezzi pubblici al mattino e poi vuoi fare una sessione di street, ti conviene far passare un po' di tempo, altrimenti odi il mondo, odi tutte le persone. Questa signora mi ha beccato un secondo dopo lo scatto e per fare lo gnorri ho cominciato a scattare delle foto alle didascalie sull'angolo, fingendomi un turista. Qui purtroppo arriva l'intoppo. La macchina smette di scattare e mi segnala un errore sulla scheda di memoria. Ho provato più volte a spostare il selettore della scheda SD in modalità di scrittura, ma l'errore persisteva.
Come sempre, però, mettersi in strada è un esercizio di osservazione che raccomando a qualsiasi artista. Uno scrittore, ad esempio, potrebbe cogliere dettagli e comportamenti umani per rendere le proprie storie più credibili. Si pensa, dove si fa?